porcospini digitali, vicinanza e lontananza al tempo dello smartphone. No, mi sembra che il nucleo del tema di questa sera sia in base a cosa noi riusciamo a definire il senso della nostra esistenza. Le nuove tecnologie digitali che creano una sorta di dissociazione tra la nostra esistenza corporea e l'esistenza virtuale, come modificano questo nostro senso del nostro esistere, che credo attenga alla dimensione dell'altro, della nostra socialità. Quindi le nuove tecnologie ci svelano un po' meglio questo bisogno degli altri, il senso della socialità che è parte della nostra esistenza, cioè è integrata nella nostra esistenza. Ma innanzitutto una prima cosa che secondo me va detta in riferimento al titolo di questo incontro e il titolo del libro da cui è preso lo spunto è che Porcospini Digitali è una specie di modernizzazione di una famosa parabola di Arthur Schopenhauer che lui nel 1859 aveva immaginato appunto una scena in cui c'erano dei porcospini una notte particolarmente fredda d'inverno che avevano bisogno di un calore reciproco per non morire di freddo e allora tendevano ad avvicinarsi, ma man mano che si avvicinavano l'uno con l'altro le spine reciproche provocavano del dolore che li spingeva ad allontanarsi reciprocamente. Si allontanavano, ma di nuovo il freddo li spingeva a riavvicinarsi e così andava avanti questo gioco di allontanamento e avvicinamento fino a quando, diceva Schopenhauer, che bisognava trovare una moderata distanza reciproca che permetteva finalmente di avere quel calore giusto che non comportava né un eccessivo freddo né il ferirsi con le reciproche spine. E questa parabola serviva per mostrare quelle che sono le caratteristiche del nostro modo di stare insieme nella società. Gli esseri umani tendono, hanno bisogno di fare comunità. Lui diceva però che le repellenti qualità reciproche fanno sì che poi ciascuno di noi abbia bisogno di allontanarsi reciprocamente perché tendiamo a ferirci e quindi siamo costretti a trovare una distanza necessaria affinché non ci feriamo troppo. Schopenhauer poi era pessimista e sosteneva che chi riusciva a crearsi un calore da solo sufficiente per star bene non aveva bisogno degli altri. Questa cosa io l'ho ripresa applicandola al digitale in relazione fondamentalmente con la pandemia, perché a un certo momento Schopenhauer dice esplicitamente di keep your distance, di tenere le distanze, e il porcospino, il dilemma del porcospino ha ispirato molteplici pubblicità o molteplici spot anche da parte di associazioni che cercavano di affrontare la pandemia e che utilizzavano il dilemma del porcospino per riprendere la distanza nell'epoca del lockdown. Ma al di là di quello, la cosa che appunto trovo interessante è che le difficoltà relazionali che abbiamo sempre avuto col digitale tendono appunto ad amplificarsi, nel senso che il digitale ci ha messo di fronte ad una nuova forma di vicinanza. Stiamo sperimentando delle modalità diverse che non includono la presenza fisica e di conseguenza stiamo attualmente cercando di imparare a trovare questa moderata distanza reciproca. Il libro parte da una posizione non negativa nei confronti delle tecnologie digitali, ma vuole mettere in evidenza che c'è un cambiamento. Questo cambiamento implica che quello che succede attraverso gli schermi rappresenta una specie di non di smaterializzazione o di svirtualizzazione di ciò che siamo, ma una specie di prolungamento digitale delle nostre identità. E la cosa che a me aveva colpito, che in realtà l'abbiamo esperita tutti, l'abbiamo vissuta tutti, che ha colpito molto durante la pandemia, è che siamo stati i primi esseri umani
che hanno affrontato una pandemia e che nel momento in cui siamo stati costretti a rinchiudere i nostri corpi fisici all'interno delle proprie abitazioni, non abbiamo smesso di vagare nel mondo, almeno in un certo qual modo, attraverso i corpi digitali. I corpi digitali non avevano bisogno di barriere, di limiti, di confini entro i quali rimanere rinchiusi, perché appunto sono immuni ai virus, almeno ai virus biologici, non certo a quelli informatici. E questo ha fatto sì che in maniera molto imperfetta, in maniera complessa, comunque abbiamo potuto continuare a fare moltissime cose. E per esempio il mio libro cerca di descrivere tutto quello che abbiamo cercato di realizzare in un momento in cui il corpo digitale si discosta in un certo qual modo dal corpo fisico. Questa è una situazione in cui più che una sorta di ibridazione tra le due dimensioni si è venuta a creare una specie di separazione. Il corpo fisico in qualche modo è stato congelato nelle case, ed ecco che quindi il corpo digitale o l'identità digitale ha preso tutto il suo spazio. E quindi la cosa secondo me interessante da su cui soffermarsi è come questa digitalizzazione dell'identità e della fisicità sta permettendo di creare appunto nuove forme di vicinanza, nuove problematiche, nuove spine che poi ci portano a doverci difendere da queste nuove vicinanze. Lo vediamo in tutte le circostanze sui social media in cui quello che facciamo ha delle incidenze profonde sulla nostra vita quotidiana. E in particolare la questione, l'elemento chiave secondo me per cercare di affrontare questa nuova forma di comunanza è che la grande problematicità del nostro prolungamento digitale è che noi online registriamo fondamentalmente tutto quello che facciamo, che la registrazione è l'elemento che differenzia la vita online da quella offline. Io che mi sono occupato parecchio di morte digitale, è l'elemento poi chiave quello della registrazione, perché è lì che si vede il confine tra una vita che finisce e una vita che continua. E mentre siamo vivi, quella registrazione fa sì che si hanno delle conseguenze, la esperiamo, ed ecco di nuovo il problema del porcospino. Commentiamo in maniera scomposta il politico di turno, o ci permettiamo di dire delle cose che in un contesto dove non c'è una registrazione magari possono sortire una reazione, possono scandalizzare gli altri commensali, ma finisce lì e poi magari ci si capisce, c'è stato un fraintendimento, la si risolve. La registrazione invece fa sì che quella cosa resta e produce poi delle conseguenze sul piano lavorativo, sul piano sentimentale, sul piano relazionale. Quindi queste spine che nascono da una forma di relazionalità resa più complessa, anche queste spine sono più complesse. E quindi tutto il discorso di partenza della trasformazione, della vicinanza, della distanza, della nuova forma di comunità nasce da questo punto di partenza.